Buonasera, buon pomeriggio signori ascoltatori di Testa di Calcio. Finalmente, Deo Grazia, si è vinto una partita. Come si è vinta, contro la Vinci si è vinto. Dio buono, 3 punti della Viterbese, probabilmente siamo già salvi, manca virtualmente un punto. Non meglio aver perso e rischiare di retrocedere con quanto si è speso. E con la Turessa. Ecco qua la sciarpa. Per fare un simbolo di vestannata, li ha sempre sostenuto la Robur, i fedelissimi figli di Siena, e questi qui, la curva del nostro indimenticabile amico Guaspa, a cui dedichiamo la vittoria o la Viterbese. Se Guaspa fosse vedesse quello che è successo, si rigira una tomba, ragazzi, perché una Robur in queste condizioni era dall'ultimo anni. Prima del primo fallimento, del fallimento di Mezzaroma non si vedeva. Si è vinto, va bene, grande Marotta che ancora una volta ha segnato il gol decisivo e vi posso garantire che se non c'era il gol di Marotta, si è fatto un rapido calcolo, sapeva 16 punti meno e c'era già retrocessi. Che c'è anche Domenica si è sorbaccato la squadra qui sulle spalle, incitava, spronava e segna il gol decisivo. Facciamo una disamina della squadra. Difesa ancora inguardabile. Basta vedere il gol di Jefferson di Neglia. Jefferson sembrava molto in fuorigioco, però l'arbitro lì ha fatto un po' l'impasto con guardaline. Moschi non c'entrava niente. Invece nel secondo gol i due centrali, Rondanini, svegliati, aveva parlato Moschi del pallone, si è rimasto piantato in terra un paletto. Se andavi più a contrastare Neglia, il secondo gol lo facevano. Centrocampo, pensiamo al centrocampo dove si è mosso bene Surria e ha segnato il primo gol. Da centrocampo e Vassallo bene. Questo domenica bene un pochino anche Guerri finché il pochino gli ha retto il fisico. Steffè, diciamo che è subentrato bene al giovane Saric che ancora una volta ha fatto la buona partita, si è sacrificato e non ce la faceva più. Linea d'attacco, diciamo, Benino Bonino, anche se Scazzola continua a farlo giocare esterno, è una punta centrale e si vede, povero ragazzo, che non è il suo ruolo. Infatti poi è stato sostituito dal veloce Lamin Djawo, che in pratica ha spaccato in due la partita, l'ha rotta in due. Ha segnato il gol del pareggio e ha messo le condizioni per segnare la terza rete. Il signor Scalzola, veniamo al signorino di Romano. Raccatta questo punticino che rimane e poi a casa, perché un allenatore, hai fatto peggio di Colella, ti dico altro. Hai preso meno punti di quelli che ha fatto Colella. Ora se vorrei dire una cosa ancora sullo staff tecnico, i giocatori, fine campionato, ragioniamo. Chi non è stato all'altezza dello staff tecnico, e ce ne sono molti, a partire dal direttore sportivo, e i giocatori, chi non è in grado di, e l'hanno dimostrato, ora non vorrei fare tutta la lungagna di nomi, ma ce ne sono stati tanti, non hanno dimostrato di categoria, si accompagnano fuori e si sostituiscono con gente degna della categoria. Perché la tifoseria della Robur merita parecchio di più di quello visto quest'anno. Non meritiamo di più e pretendiamo di più. Quindi prendere gente all'altezza, per favore. Non è la critica alla signora Durio, che le conosciamo, che ha speso molto, che ha investito, però alcuni soldi investiti dal nostro direttore sportivo non sono andati bene con giocatori che tutti ci aspettavamo. Quindi e andiamo a Olbia, non regaliamo niente a nessuno, sconti a nessuno, perché a noi sconti stanno non ce l'ha fatti nessuno. Prendiamoci questo punto che eventualmente non servirebbe se perde la Carrarese a Lucca e tutto con la propria scienza, ma noi prendiamoci un punto, chiudiamo l'annata per almeno l'ultima giornata, convochiamo anche i ragazzi delle giovanili a partire da Taddei e Crisci e Pasquinuzzi, perché come hanno giocato in campionato quest'anno si merita almeno una convocazione in prima squadra.
cosa dire, i miei collaboratori oggi non ci sono perché li ho sminzagliati a giro per le altre piazze, Simone, Dario e Barbara, a cercare i giocatori per facilitare il lavoro del direttore sportivo, perché da solo si è visto la roster che ha fatto. Un saluto a tutti e forza alla Roma!